Ciao, ecco il mio progettino, l'ideuzza che ho avuto per la maratona di Natale. È un packaging goloso, come l'abbiamo chiamato, una cosina molto semplice, un progettino semplicissimo, e può essere un pensierino per un'amica, per chi volete. All'interno c'è una taschina, io ho messo una bustina di Sobar, e all'esterno c'è invece questa piccola bottiglietta, questa provetta con dei mini marshmallow. Qua. Ho utilizzato i legnetti dedicati al Natale e la collezione Make a Wish. Io ne ho già fatto un secondo e adesso farò per voi il terzo. Vedrete quanto è semplice. Che cosa ci serve? Ci serve sicuramente per la struttura del cartoncino craft. Io utilizzo questi fogli A4, ma ci sono anche The Basil, The Florence, un cartoncino comunque abbastanza sostenuto. Poi ci servirà una patterned per rivestire l'interno e l'esterno del nostro packaging goloso. Io ho scelto questa e alcuni ritagli che avevo. Poi del cartoncino oro specchiato, che ora acceca. Ci serviranno poi degli enamel dots. E i legnetti che ho scelto sono le bacche natalizie, le frasi magico Natale, in questo caso utilizzerò Natale insieme. Poi ci servono i fiori festosi, alcuni fiorellini ritagliati dalla collezione Make a Wish e gli stickerini sempre della collezione Make a Wish. Qui vedete ben poco perché io li adoro, adoro questa collezione, ho utilizzato praticamente tutto. Allora, partiamo con la struttura. Dal cartoncino Basil ci ritagliamo un rettangolo che misura 27,5 x 15,5. Poi andiamo a fare delle pieghe sul lato da 27,5. Facciamo la prima piega a 10 centimetri e andiamo così a crearci il nostro dorsino nel quale verrà inserita la provetta. Quindi piega a 10 centimetri, piega a 12,5 e piega a 15 centimetri. Ok. Vedono, ok, una, due e tre le tre pieghe. Sul lato da 15,5 andiamo invece a fare dei tagli. Andiamo a fare dei tagli a 5,7 cm da destra e 5,7 cm da sinistra. Dove li facciamo questi tagli? Praticamente a cavallo delle tre pieghe. Ora vi faccio vedere. 5,5, 6 e 7. Andiamo a fare questo taglio. Se voi siete più precisi, ovviamente con taglierino e righello fate in quel modo. Io sono terribile con taglierino e righello e quindi faccio in questo modo. Giro il foglio, misuro di nuovo 5,7 e vado di nuovo a fare il taglio. Io purtroppo riesco ad andare stortissima con righello e taglierino e quindi devo fare assolutamente in questo modo. Si vede un pochino meglio, ok? Piega 10, 12,5, 15 e poi due tagli a 5,7 dal basso e 5,7 dall'alto. Ora che cosa andiamo a fare? Andiamo a piegare banalmente. Quindi, intanto, oppla, scusate, ho fatto al contrario. Quindi le due pieghe esterne le pieghiamo verso l'interno, l'altra la pieghiamo invece verso il centro facendo questo movimento. Quindi la piega in alto e la piega in basso andranno verso l'interno, mentre il tagliettino che abbiamo fatto verrà piegato all'esterno. Andiamo in questo modo a fare praticamente a creare lo spazio per mettere la nostra provetta, vedete? È così, semplicemente proprio, è una cosa molto molto easy. A questo punto, prima di incollare e di sistemare la struttura, vado a ritagliarmi sia il cartoncino specchiato sia la patterned. Dal cartoncino specchiato mi ritaglio un rettangolo 9,5 x 15.
9 e mezzo per 15, questo già dovrebbe essere 15, esatto. Poi dalla Patterned che ho scelto, io ho scelto questa Under the Stars nella collezione Make-A-Wish, vado a ritagliarmi per la copertina un rettangolo 14,7 per 9,2. Parto dal pezzo 9,2. 9,2. Per 14,7. Io faccio sempre qualche millimetrino in meno, 2-3 mm, non troppi perché mi piace che si veda un leggero una leggera mattatura. Quindi questi ce li abbiamo. Ok, è giusto, sì. Poi ci tagliamo già delle striscettine che andranno praticamente a coprire questi pezzettini, ok? Allora, questi pezzettini ne servono uno che misura 3,5 per 2 centimetri. 2 centimetri per 3,5. E lo teniamo da parte. Poi ce ne servono 4 di pezzi, 2 per 5,2 centimetri. Questo è 2 per 5,2, ne andiamo a tagliare altri 3. E l'ultimo. A questo punto potremmo anche tagliarci già le patterned per l'interno, così abbiamo praticamente tutte le patterned ritagliate. Io utilizzerò l'altra faccia di questa patterned e vado a ritagliare due pezzi che misurano 9,5 per 15. Allora, facciamo così: 9,5 per 15. Uno e due. E abbiamo anche queste. E ora intanto incolliamo questi pezzi e poi pensiamo alla taschina interna. Dunque, riprendendo la nostra struttura, che appunto una volta montata sarà così, io per comodità incollo prima le patterned e poi dopo mi diverto a montarla perché sennò diventa, cioè si può fare lo stesso, però è un pochino più macchinoso. Allora, come prima cosa vado ad incollare il cartoncino specchiato sulla copertina. Scusate se vi accecherò un po' girando il cartoncino oro, ma per me un tocco di oro, un tocco di sbrillucci con Natale ci vuole sempre e comunque. Ecco qua. Come vi dicevo prima, io ho lasciato qualche millimetro di mattatura. Se vi piace lo potete lasciare, se non vi piace ovviamente non lo lascerete, insomma non è un obbligo. Vado ad incollare sopra il cartoncino specchiato la patterned Under the Stars. Oppla. Ok. E qua ci siamo. Incolliamo le striscettine che abbiamo ritagliato. Erano 4, una, due, 3, 4 più una piccolina da 2x3 cm e mezzo che andrà nella parte sopra. Questa laterale invece l'ho lasciata nuda perché comunque a me piace moltissimo il craft e andava bene così, ecco, per i miei gusti.
Ovviamente se volete rivestire tutto, liberissimi di farlo. Si cerca di centrarlo il più possibile. Ecco, l'ho messo anche storto. Andiamo ad incollare le ultime due striscette e poi montiamo la struttura. Eccoci qua. Quindi questo è praticamente la nostra base e noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere la colla qui e qui o il biadesivo. Come vi trovate meglio e andiamo ad incollare. Diamo il tempo alla colla di fare presa. Praticamente la struttura esterna è pronta. A questo punto andiamo ad incollare le nostre patterned all'interno, qui e qui, queste che sono della stessa misura, e cioè 9,5 x 15. Lasciamo anche qui una leggera mattatura. Stessa cosa sul lato sinistro. Quindi qui poi andiamo a mettere la nostra provetta e ora ci realizziamo la scatolina all'interno, la taschina all'interno e proseguiamo. Allora, per la nostra taschina interna ci serve nuovamente il cartoncino craft e ci servirà un rettangolo di 17,5 x 12. 12. Per 17,5. Andiamo a fare le pieghe sul lato da 17,5 a 2,4 centimetri su entrambi i lati, mentre sul lato da 12 centimetri soltanto da un lato, sempre due pieghe, una a 2 e una a 4 centimetri. Allora, facciamo così. Io intanto faccio le pieghe a 2 centimetri prendendo la misura sul lato destro. Quindi 2. E 2. Poi facciamo quelle da 4 centimetri. Vedete? Qui, qua giù e qua. Allora, 4 centimetri. 4 centimetri e 4 centimetri. Via la taglierina e andiamo a tagliare i pezzettini che non ci servono. Forse si vede meglio, forse così. No, si vede malissimo. Andiamo a tagliare questi pezzettini. Una volta tagliati si capisce meglio, eh? Sono praticamente i quadratini che si formano in basso, a destra e a sinistra, all'incrocio delle pieghe.
Quindi noi otteniamo questa struttura, d'accordo? E ora che cosa facciamo? Andiamo intanto a marcare le pieghe. Come vedete, è proprio una struttura semplicissima, molto veloce da fare, però può diventare un'idea simpatica per un pensierino. Ecco qua. Noi praticamente andremo ad incollare la nostra scatolina in questo modo. Ok? Allora, intanto incolliamo l'aletta in basso alle due alette laterali. Ora la sistemo, la metto più dritta perché così è stortissima. Allora, facciamo in questo modo. La teniamo un attimino in maniera tale che la colla faccia un po' di presa. Oppla. La mia delicatezza è proverbiale. Un elefante, una cristalleria. Mi fa un baffo. Ok, una volta che l'abbiamo incollata, andiamo a prenderci il nostro cartoncino specchiato nuovamente e la patterned per andare a rivestire. Allora, prendiamo il cartoncino specchiato, scusate il braccio. Prendiamo un pezzettino di patterned e la taglierina. Io in questo caso mi sono già presa tutte le misure, ma chiaramente andate a misurare la vostra taschina e tagliate di conseguenza. Allora, io taglierò dal cartoncino specchiato un pezzetto, un rettangolo 9,3 cm per 7,7. Ok. E dalla patterned. No, potrebbe bastare anche questo. Mi serve un rettangolo 9 cm per 7,4. No, è troppo piccolo e allora no, mi serve un altro pezzettino. 7,4. Per 9. Ok. Abbiamo tutte le nostre patterned, tutti i nostri ritagli. Andiamo ad incollare sulla taschina e poi la montiamo nella nostra struttura, all'interno della nostra struttura. Cartoncino specchiato. Al solito, leggerissima mattatura. Internet. Ed incolliamo. Ecco qua. Riprendiamo la nostra struttura e andiamo ad incollare la taschina in basso a filo della patterned che abbiamo messo sotto. Se non volete fare come ho fatto io, che ho messo la patterned su tutta la facciata, ovviamente ne potete ritagliare un pezzettino perché chiaramente la parte sotto qua giù non si vede. Quindi se preferite o se avete anche un ritaglio più piccolino che ci sta a misura, praticamente va un paio di centimetrini sotto la scatolina, va bene lo stesso, ovviamente, non gli sprechi anche no. Io preferisco fare così perché sennò mi si vedrebbe in certi punti e allora sono un po' fissata e copro tutta la pagina, ma non è necessario, non è indispensabile. Allora, mettiamo la colla sulle tre alette e incolliamo filo. Ovviamente l'ho attaccata a storta, eccoci. Ok, lasciamo asciugare l'interno e ci dedichiamo invece all'esterno. Nell'esterno, come vi dicevo prima, io ho scelto di utilizzare le bacche natalizie
i fiorellini ritagliati dalla collezione. Io adoro questi fiori, cioè mi piacciono tantissimo. E la scritta Natale insieme. Questa. E le bacche che andremo a sovrapporre. Io mi sono divertita tantissimo, ve lo dico. Allora, che cosa facciamo? Intanto direi di giocare un pochino con la scritta. Io ho preso un vecchissimo Wink of Sella, ma se avete dei glitter, se avete una polverina da embossing, vi potete divertire anche in quel modo. Potete lasciarla naturale, come preferite. Io, come dicevo prima, adoro a Natale che tutto sbrilluccichi. E quindi vado con la mia Wink of Stella Clear a rendere un pochino più brillante la scritta. Ecco. Una cosa veloce, non vi farà impazzire, non vi farà perdere tempo, però non so se si nota. Ah, eccoci Milena, fai cadere tutto. Si vede che brilla. Mi sa che non si vede a video, ma poi si vedrà, giuro che si vede dal vivo, si vede tantissimo. Poi cercherò di fare una foto in maniera tale che si veda, prometto. Se avete anche, non so, delle penne glitterate, insomma, viene molto molto bellino, deve brilluccicare un po' al Natale. Non si vede? Mannaggia! Mannaggia, però giuro che c'è. La mettiamo da parte, fiorellini, li mettiamo da parte. Andiamo a giocare con i nostri, con le nostre bacche. Allora, le bacche io le ho colorate, ormai mi è presa così. Ogni volta che c'è da usare qualche legnetto, io prendo e vado a divertirmi con i pennarelli ad alcol. Ho scelto il blu turquoise. Sia i blend che gli shades e i bright pink, perché non farò delle bacche classiche rosse e verdi, ovviamente, cioè se devo divertirmi voglio divertirmi del tutto. Io qui vi faccio vedere velocemente, chiaramente non sono capace, non sono brava a colorare, ma mi ci diverto un sacco e quindi lo faccio. Si parte dal colore più scuro all'interno, non si vedrà tutto, però cerchiamo di dare un senso a quello che stiamo colorando, insomma. Io sono partita appunto dagli shades, quindi da quelli più scuri, e poi andrò a schiarire. Ora qui forse ho fatto anche troppo grande la parte scura, ma vi faccio vedere che si può tranquillamente schiarire. E poi se viene più scuro, a me piace lo stesso. E me lo tengo. Ecco. Cerco di fare velocemente per non bagnare troppo i miei legnetti. Vi sto facendo venire il mal di mare perché trema tutto il telefono, mi odierete. Ok, questo è il più chiaro. E con questo andiamo un po' anche a schiarire, a sfumare gli altri. Ovviamente ci sarà chi colora molto meglio di me e non è assolutamente difficile perché io non sono per niente capace di colorare, però ripeto, mi ci diverto tantissimo e quindi lo faccio. Insomma, non è che se una cosa non la sappiamo fare alla perfezione, non dobbiamo farla perché c'è chi potrebbe criticare. Ma chi se ne? Assolutamente. Divertiamoci con quello che abbiamo, con quello che vogliamo fare. Poi possiamo sempre migliorarci, possiamo sempre imparare, ma se non lo facciamo, non impareremo mai, non miglioreremo mai, quindi ora vado a sfumare con quelli più chiari.
Ora vi farò vedere anche che non si vedrà ovviamente tutto quello che io sto colorando, per fortuna, perché appunto non è colorato benissimo, ma si vedrà e gli darà un tocco molto molto bellino. Chiaramente anche qui, se li preferite Nature, utilizzate di Nature perché sono stupendi lo stesso. Io proprio perché voglio divertirmi, cioè quando ho sotto mano i legnetti devo divertirmi. Anche in questo caso potevo usare, non so, della polvere da embossing, della colla e dei glitter, qualsiasi cosa. Non diamo assolutamente limiti alla fantasia, assolutamente no. Anzi, sbizzarriamoci il più possibile. Inizio a finire l'inchiostro. Ok, vedete com'è? Quando io vado a sovrapporre il secondo strato, si vedrà una parte. Sembra quasi colorato bene, no? Allora, mettiamo un attimo da parte. Anzi, no, prima di metterlo da parte, andiamo a mettere un po' di sbrilluccico anche qui. Anche qui vedremo l'effetto carino poi una volta finito. Anche dall'altro lato. Ok. Mentre questo si asciuga, andiamo a colorare il secondo strato. Bright Pink Blend Shade. Partiamo dagli shade, partiamo da quelli più scuri. Allora, lo metterò così, credo. Io purtroppo sono terribile, quindi non inorridite sul discorso luci ed ombre, perché, come ripeto, io lo faccio proprio per divertirmi, per rilassarmi. Anche perché poi le persone a cui le regalo non è che vanno a controllare se io ho messo le luci nel punto giusto. Fortunatamente no. Apprezzano soltanto il fatto che sia un pensiero fatto a mano. E diciamo che questo aiuta, aiuta molto. Perché se uno dovesse magari regalarlo a qualcuno veramente capace, beh, insomma, due dubbi verrebbero. Qua, sfumiamo un pochino. A questo punto siamo praticamente arrivati. Oppa, questo magari se la metto dal verso giusto. Andiamo ad incollare uno sull'altro gli strati. Ok. Anche l'ultimo. Ok, lasciamo che si incollino i vari strati e iniziamo a montare le altre parti, gli altri abbellimenti sulla nostra copertina. La bacca andrà quassù in alto, al centro metterò Natale insieme, qua sotto metterò le mie stelline di Natale e uno stickerino.
uno stickerino che potrebbe essere uno stickerino, anche un paio di stickerini di questi più chiari. Allora, mi serve il biadesivo spessorato sicuramente. Allora, io direi di andare a mettere questo. Diciamo che potrei metterli così, quindi questo qua. Poi mettiamo qualche pezzettino. Ah, io ve lo dico, sono molto tirchia con i quadratini di biadesivo. Sono terribile, metto uno e uno, basta. Anche troppo. Non ne metto 7.000. Perché no? Mi sembra di sprecarli, quindi non li metto. Allora, facciamo così. Anche a questo più grande ne mettiamo qui. Vabbè, un paio li mettiamo. Anche tre va qui. Più grosso, se no non tiene niente. Spellicoliamo. E lo andiamo a mettere qua. No, aspettate. Così. Natale insieme, questo qui ci dovrebbe stare, sì. Incolliamo Natale insieme. Ok. Ovviamente non lo metterò centrato, o meglio, in verticale abbastanza centrato, ma in orizzontale no. Vado ad incollare le mie bacche. Ok. Io sono un pochino fissata con gli Enamel Dots, soprattutto questi trasparenti mi piacciono tantissimo. Li vado a mettere al centro dei miei fiorellini. Allora, vediamo di mettere tipo questo grande. Ne mettiamo uno. Questo e uno piccolino. Okay. Ora ovviamente non è asciutta la colla, si vede ancora l'anuvo, ma poi gli darà quel punto luce in più, verrà veramente carino. Allora, qui ci manca un'ultima cosa, e cioè mettere il glossy accent all'interno delle nostre bacche, ma lo faccio alla fine perché ora voglio andare a decorare l'interno. Se decoro l'interno e quindi devo girare la pagina, se c'è il glossy accent, faccio un macello, anzi un troiaio, come si dice in Toscana, e quindi è meglio non farlo. Allora, all'interno io andrò semplicemente a decorare, vorrei non fare danno, andrò semplicemente a decorare con gli stickerini e i fiori festosi. Vado a mettere un paio di stickerini tipo Make a Wish. Make a wish, si vede, sì. E questo stickerino piccolo piccolo lo mettiamo qua. Voglio mettere anche questo, anche se è blu su blu, ma mi piace veramente un sacco. Anzi, facciamo così, Make a wish lo rialziamo leggermente. E questo lo andiamo a mettere sotto. Così. Un po', i fiori festosi. Potrei mettere questi due così e ci siamo. L'altro grande servirà per un'altra creazione. Di nuovo ve lo farò venire a noia il Luinco Stella.
Inizia ad essere un po' esaurito, poverino. Anche perché lo uso sempre, soprattutto appunto nel periodo di Natale. Andiamo ad incollare lui. E come vi dicevo prima, io sono fissata con gli enamel dots e quindi piccola enamel dots al centro. In questo caso andiamo a contrasto e ci mettiamo un bel rosa. Vale, praticamente noi abbiamo finito. Qui ci andiamo a mettere la nostra bustina di cioccolata. Qua è pronto. E ora che cosa facciamo? Prendiamo il Glossy Accent e andiamo a metterlo all'interno delle nostre bacche. Alla fine darà appunto un effetto glossato, sarà bellissimo. Dovete soltanto avere la pazienza di aspettare che asciughi, che ora lo vedete un po' biancastro, ma in realtà dopo sarà così. Vedete? Insomma, l'idea secondo me è simpatica. Vado ad aggiungere gli enamel dot anche negli altri due. Questo lo metto da parte senza fare danni, spero, con il Glossy Accent e così poi abbiamo finito il progettino. Ecco qua. Eccoci qua. Allora, ve li faccio vedere tutti e tre insieme. C'è un gran macello su questa scrivania. Questo, dicevo, c'è ancora questo effetto un po' biancastro, ma poi quando si asciugherà sarà uguale agli altri. E questi sono i packaging golosi che avrei voluto farvi vedere durante la maratona. Se avete domande, chiedete pure e cercherò, insomma, di rispondervi il più velocemente possibile. Grazie mille. Ciao!